Buonasera a tutti voi, benvenuti. Abbiamo voluto inserire questo incontro questa sera in occasione della festa dei Santi Medici, Cosma e Damiano, gloriosi e vittoriosi martiri, e anche in preparazione del primo centenario della nostra eparchia di Lungro, 1919-2019. Saluto gli ospiti, in primis Petros Kurinki e Spiros Brembo, benvenuti qui a San Cosmo Albanese. Saluto i venerati confratelli nel sacerdozio, presente Protto Sincello Pietro, vicario generale, saluto il parroco Papa Giuseppe, c'è qualche sacerdote anche da Piana degli Albanesi, e tutti voi, Protto Presbitero Berusci, Virgilio Avato, signor Sindaco, grazie che ha messo a disposizione la sala comunale. Io voglio fare un saluto breve, per poi dare la parola ai relatori. Quando ero parroco a Marli, San Benedettulano, ho avuto la fortuna di conoscere questi nostri fratelli arvaniti della Grecia. Grazie al nostro protopresbitero Antonio Bellusci. Negli anni 90 siamo andati in Grecia e mi ha convinto lui e lo ringrazio. E siamo andati nell'Eubea, dove ci sono tanti paesi arvaniti, e poi nel Peloponneso, tanti altri paesi anche lì. Corone, Metone, eccetera. Non è stato un viaggio alla ricerca degli arvaniti, ma è stato un viaggio di accoglienza, perché dovunque siamo andati ci hanno aperto le porte, con gioia, con entusiasmo. A me non mi conoscevano, però conoscevano a lui. Papandoni, Papandoni, e si emozionava quella gente. Un anziano che adesso non ricordo più il nome, piangeva. Ci hanno aperto le porte, gente semplice. Abbiamo visitato anche dei metropoliti, arvaniti, sacerdoti, si parlava in albanese, sindaci, anziani, giovani, famiglie. Allora voglio dire con questo mio intervento e saluto questa sera che il nostro padre Antonio ha il merito di aver ricostruito i ponti tra gli albanofoni arvaniti e gli arbesci. Perché, dicevo, non siamo andati alla ricerca degli arvaniti quando siamo andati in Grecia, ma è stato un viaggio di accoglienza, perché questo uomo sacerdote dal 1965 fino al presente fotografò le parlate degli arberone e le tradizioni dei paesi arvaniti, arberoni della Grecia, storie, racconti, leggende, esorcismi, canzoni e dialoghi. Un'indagine la sua, non per sentito dire, ma un'indagine sul campo, per dare voce e presenza a questo popolo invisibile, come sottolinea nel suo libro.
gli alberori al valirti un popolo invisibile. Per dare voce al popolo alberore dell'Elade in Europa, nell'Europa dei popoli. Allora, in tutta questa indagine che è stato per lui, è facile a dirsi, ma è stato per lui un cammino lungo e faticoso. In tutta questa indagine ci sono alcuni personaggi che hanno dato un grande sostegno. Non è il caso che questa sera di ricordarli tutti, sono ricordati nel libro. Ma fra i tanti voglio ricordare due. Il metropolita di Corinto, Panteleimonos, che ha dato un notevole sostegno, soprattutto quando governavano i colonnelli in Grecia. Addirittura in quel tempo hanno cambiato anche i nomi dei paesi. Quando siamo andati con lui ci avevano detto che c'era un paese che si chiamava Ungra, non Ungro, Ungra, che i greci avevano cambiato in Ilichi. Allora noi chiedevamo, ma chi è Tunga? Se non mi parla a te. Quando siamo arrivati in questo villaggio abbiamo scritto Ilichi. In realtà, e anticamente, quel paese si chiamava Ungra, per dire, no? E un altro amico, Aristide Corias, poi ho conosciuto anche l'amico qua presente. C'è da sottolineare i legami religiosi, storici e culturali tra gli Alberici d'Italia e gli Alberori di Grecia, le cui origini storiche, sia per la lingua albanese che per il rito bizantino, risalgono al secolo XV. Quindi c'è una storia che ci accomuna, che ci unisce. Veramente. C'è l'altro libro del Abbas Belushi, Da radici al Bresh in Italia, a matrici alberore in Grecia. Allora, per concludere, voglio dire questo. Ci troviamo di fronte a una fonte primaria di notevole valore e questo può servire, anzi deve servire, per ulteriori ricerche e approfondimenti. Grazie. Eccellenza Reverendissima, signor Sindaco, signore e signori. È un grande onore ed una grande gioia avere oggi a Strigara, come noi al Bresh chiamiamo San Cosmo, il vice governatore della regione Attica, l'onorevole Petros Filippou. Il vice governatore Filippou è greco e parla l'albanitico, che assomiglia molto al nostro Albrecht. Come sapete, molti greci hanno una storia molto simile alla nostra, anche perché la maggior parte dei nostri antenati è giunta in Italia proprio dalla Grecia. Gli albanesi sono apparsi sul palcoscenico della storia nell'undicesimo secolo con il termine Albanites, termine che oggi viene usato per i greci che parlano appunto l'albanitico. Il termine albanì, che oggi contraddistingue gli albanesi d'Albania, appare per la prima volta nel XIV secolo, nelle storie di Giovanni Contacuzeno. Nell'Europa del Medioevo, però, i termini Ellines, Albanì, Greci,
greci stradioti indicavano gli uomini d'armi ed erano sinonimi di soldati di avventura. Un consistente numero di romei, oggi usando un neologismo diciamo bizantini di lingua albanese, giunse in Grecia già nel XIV-XV secolo e sfuggiva alle prime incursioni ottomane. Nel 1392, durante l'impero di Manuele II Paleologo, giunsero nel Peloponneso altre decine di migliaia, con mogli, figli e bestiame al seguito, accolti dal despota Teodoro I. La maggior parte dei nostri antenati discende, secondo me, proprio da questi emigranti e pertanto gli Arvaniti sono, in un certo senso, i nostri fratelli maggiori. Il nostro antico canto popolare Oiebu Ranore ricorda non a caso la Norea, ossia il Peloponneso, e tantissimi nostri cognomi come Chinigo, Stamati, Macri, Schillizzi, Rizzo, Schirò, Lascaris, Rodotà, Mazzuca, eccetera, non vi dico tutti, testimoniano la lunga permanenza in terra greca dei nostri antenati. Anche i cognomi Capparelli, Spata, Busa, Bua, eccetera, anche se di origine albanese, sono giunti a noi attraverso la Grecia. Visitando con l'amico Petros il suo paese Callivia, noi diremmo Calliva, che si trova vicino all'aeroporto di Atene, nel comune di Spata, anch'esso abitato da Arvaniti, gli proposi con piacere, e con piacere avrei presentato il suo libro nel mio paese Strigar, ed appresi dallo stesso che a Callivia ci sono molte famiglie che portano il cognome Strigar. Ricordo inoltre che noi a Brescia per quasi 5 secoli siamo stati chiamati greci, non soltanto per il rito greco come si dice solitamente, ma anche proprio perché proveniente in massima parte dalla Grecia. Dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, decine di migliaia furono i profughi che raggiunsero l'Italia. Il Filelfo scriveva: la Grecia non è caduta, si è trasferita in Italia. Ricordo solo i grandi personaggi come Bessarione, Gemisto Cletone, Lascaris, che si stabilirono a Roma, Firenze, Venezia e che ebbero un importante ruolo nella riscoperta della lingua, filosofia e letteratura greca, che dall'Italia, grazie anche a tipografi come Aldo Manuzio, si estese a tutta l'Europa. Nei nostri paesi non arrivarono principi, nobili o letterati, che naturalmente preferirono i grandi centri urbani, ma la gente più umile e povera, e si stabilì non a caso vicino agli antichi monasteri bizantini e negli stessi luoghi abitati per secoli dai bizantini. Faccio però presente che noi oggi tendiamo a giudicare con il metro contemporaneo fatti ed avvenimenti del passato, utilizzando concetti e termini sconosciuti al modo di pensare medioevale, dominato dall'idea imperiale. Pertanto i termini greci e albanese non avevano affatto il senso che noi diamo oggi a questi termini. Vi ricordo che quando noi venivamo chiamati greci, i greci venivano chiamati a loro volta romii, ossia romei, non greci. La scoperta dell'Albania da parte degli Albrecht è un fatto relativamente recente. Fu Gerolamo de Rada che sensibilizzò gli Albrecht e l'opinione pubblica europea alla causa albanese. Non dimentichiamo poi il fatto che l'Albania ha fatto parte del Regno d'Italia e che il re d'Italia era anche re d'Albania. Ma fu Benito Mussolini che per motivi prettamente politici, dopo la debacle greca, dove era andato per spezzare le reni ai greci, ma che tornò a casa con le ossa rotte, che per vendicarsi fece cancellare da tutte le piazze e strade d'Italia ogni riferimento alla Grecia e cambiò il nome di Piana dei Greci in Piana degli Albanesi.
Ciò premesso, non vorrei assolutamente essere frainteso o peggio ancora creare divisioni. Ho voluto semplicemente spiegare la nostra storia dal mio punto di vista. E mi fa piacere far notare che Zocchi Antonio Belusci, che è qui presente e che saluto cordialmente, è stato il primo studioso che ha capito che per conoscere la nostra storia bisognava studiare quella degli Albanitti. Zocchi Belusci, come abbiamo sentito da Sua Eccellenza, dopo aver girato la Grecia in lungo e in largo, ha pubblicato il risultato delle sue ricerche, che sono in un certo senso in sintonia con quello da me affermato. Per completezza devo però aggiungere che anche un nostro compaesano, Vincenzo Belmonte, ha sempre sostenuto questa tesi. Infine vorrei sottolineare che noi a Brescia non siamo né albanesi né greci, ma prima di tutto italiani, e lo stesso discorso vale per gli albanitti, gli albrecht greci, che appunto sono greci. E vi confesso che non apprezzo affatto lo sventolio di bandiere straniere nelle sfilate folcloristiche. Possibile che non siamo in grado di ideare una nostra bandiera albrecht? Naturalmente sia gli albrecht che gli albanites o gli albaniti hanno un forte legame sentimentale verso l'Albania, e noi al Brescia, oltre che verso l'Albania, anche verso la Grecia, per la nostra provenienza e per il nostro rito bizantino che per secoli, come ho già detto, è stato chiamato greco. Questa nostra doppia o tripla identità ci affida un compito molto importante, che è quello di fare da ponte tra Grecia e Albania, due paesi che amiamo ugualmente. Tra l'altro questi due paesi hanno una storia molto simile, sono stati per quasi un millennio insieme nell'Ecumene bizantina e per quasi cinque secoli sotto l'occupazione ottomana, ma erano insieme anche tra gli stradioti di Venezia e perfino nel reggimento Real Macedonio del Regno di Napoli. Le affinità fra greci e albanesi sono moltissime, anche se in questi ultimi tempi si sottolineano le differenze. Aggiungo che la liberazione della Grecia dal giogo ottomano sarebbe impensabile senza il doloroso contributo degli Albaniti, e cito Miaulli, Bugulina, Bozzaris, Karaistakis. Noi al Brescia siamo orgogliosi per aver avuto Francesco Crispi, presidente del Consiglio, ed intellettuali come Gramsci, Costantino Mortati, Stefano Rodotà, ma gli Albaniti hanno dato alla patria greca decine di primi ministri e presidenti della Repubblica, oltre che tanti intellettuali. Da oltre mezzo secolo mi occupo di dialogo ecumenico, come sapete, e sotto la guida del nostro amato vescovo qui presente, che ringrazio per averci aiutato nella realizzazione di questo importante incontro e che ci onora con la sua presenza, di strada ne abbiamo fatta. Eravamo considerati paria nel dialogo ecumenico ed ora siamo protagonisti. Vi ricordo i viaggi storici di Costantinopoli del 2013 per incontrare il patriarca ecumenico Bartolomeo, e nel 2017 ad Atene per incontrare l'arcivescovo di Atene Ieronimo, che fra l'altro è un albanita. E certamente non per ultimo ricordo i convegni che organizziamo ogni anno con la partecipazione di alte personalità del mondo ortodosso. Siamo riusciti a spiegare agli amici ortodossi che noi che abbiamo difeso con il sangue il nostro rito bizantino non c'entriamo nulla con l'uniatismo, un fenomeno apparso alcuni secoli dopo l'arrivo dei nostri antenati in Italia. Ormai il convegno ecumenico organizzato dalla diocesi di Lungro in collaborazione con la conferenza episcopale calabra è un appuntamento ambito dalle autorità religiose ortodosse. Dopo vari rappresentanti del patriarca ecumenico di Costantinopoli e della Chiesa autocefala di Grecia, quest'anno avremo come ospite il metropolita del patriarcato di Alessandria di Egitto. Pertanto, noi al Brescia, che siamo stati protagonisti sia quando si trattò di liberare l'Albania dal secolare giogo ottomano, sia per la nascita della letteratura albanese, dobbiamo ora impegnarci insieme agli amici albaniti per migliorare la collaborazione tra Grecia ed Albania. Prima di tutto dobbiamo far sì che l'Albania entri al più presto a far parte della comunità europea. So che attualmente l'Europa non gode di ottima salute,
Ma l'Europa è come la democrazia, non è perfetta, ma non si vede alcuna alternativa migliore in orizzonte. In secondo luogo dobbiamo lavorare per integrare questi due paesi in campo economico, culturale e turistico. E non dimentichiamoci che nell'antichità Atene, Sibari, Durazzo erano città ricche e floride. Giovan Battista Vico scriveva di corsi e ricorsi della storia. Ed io mi domando e vi domando, e perché questa area del Mediterraneo non dovrebbe riprendere un ruolo importante nell'economia globale come nell'antichità? Noi abbiamo alle nostre porte i paesi più ricchi del mondo. E come alla scoperta dell'America e dell'oro, il commercio mondiale si spostò dalle sponde del Mediterraneo a quelle atlantiche, ora perché non dovrebbe spostarsi nuovamente nel Mediterraneo, dove c'è l'oro nero? Infine, speriamo che le autostrade della Grecia proseguano per l'Albania e si congiungano con quelle dell'Europa centrale e i porti greci, albanesi ed italiani si collegano meglio tra di loro. E perché non includere in questo progetto anche il porto di Corigliano, che io preferisco chiamare di Sibari? Quando si iniziò a parlare del porto di Sibari, frequentavo il liceo a Grottaferrata ed immaginavo che una volta ultimati i lavori, i nostri paesi Arbrecht sarebbero diventati come i castelli romani, con migliaia di pendolari che ogni mattina sarebbero partiti dai nostri paesi per andare a lavorare a Sibari. E da Sibari ogni fine settimana sarebbero partiti per i nostri paesi al Brescia migliaia di persone che avrebbero riempito i nostri paesi per i ristoranti, gli alberghi e i negozi che io allora immaginavo, come avviene tra l'altro ogni fine settimana durante l'estate nei castelli romani. Concludo dicendo che sono convinto che il Mediterraneo possa diventare nuovamente quello che era prima della scoperta dell'America. Serve solo gente illuminata che crede anche ai sogni. Grazie. Ringraziamo il signor Virgilio, ha fatto un excursus molto chiaro. Partire dalle nostre origini fino ad oggi. Egli è delegato dell'Assemblea Interparlamentare Ortodossa per i rapporti con le istituzioni cattoliche. Così è stato nominato qualche mese fa. Pertanto lo ringraziamo. Poi pubblicheremo queste cose, vero?